Per me tutto cominciò a Padova, il 22 gennaio 1977. Il ricordo del Natale era ancora vivo nelle luci della città. Quel giorno arrivai alla facoltà di scienze politiche dove insegnavo sociologia e la trovai occupata dagli studenti. Dopo qualche giorno cominciai piano piano a muovermi in mezzo a loro, cercando di dialogare, di capire. I loro occhi mi penetravano, a volte mi minacciavano. Ricordati, acqua viva. Ti sei mosso fra noi come un pesce nell'acqua, ma non tradire la nostra fiducia, altrimenti la paghi. E loro non mi capivano perché erano talmente presi dalla filosofia marxista-leninista, che poi era leninista quella di allora, che non riuscivano ad assimilare concetti nuovi. Abbiamo bisogno di riunirci in collettivo e pensare in collettivo. Anche se poi dopo mi hanno detto che ero lì vicino alle Brigate Rosse. Il capitale succhia il sangue a tutti e accentra il potere in poche mani. A Padova, perché Padova era in gran parte il centro, uno dei centri fondamentali di questa rivolta. Io li incontravo, mi ricordo allora, quando uscivano dalla facoltà, io entravo e dicevo appunto: ma ragazzi, queste sono le cose che sono sempre state dette. Ricordo la Padova di allora stretta nella morsa del freddo invernale. La città sembrava annoiata, assopita sotto la neve e il grigiore del tempo. Ma dentro l'università tutti parlavano di rivoluzione. I giovani raccontavano di volersi liberare da tutto e da tutti. Per prima cosa dalle umiliazioni che ritenevano aver subito in famiglia o a scuola. A scuola, mi ricordo, mi mettevo sempre in un angolo, l'angolo vicino alla finestra, per guardare fuori. Avrei dato qualsiasi cosa per essere lì, fuori, lontano dal giudizio degli altri. In una città che sembrava non accorgersi di quanto stava accadendo, iniziai ad osservare una rivolta allo stato nascente. E cominciai a capire come l'animo umano si fa ribelle ancor prima di vestire un'ideologia.